Ciao a tutti amici di GDFerro Team, oggi inizio questo video già in costume, ma c'è un perché. Questo costume per me ha un significato davvero davvero speciale. Voi dovete sapere che questo è stato il mio primo costume che ho preso per i concorsi, quindi ci sono veramente tantissimo affezionata, perché proprio è stato il primo bikini che ho indossato proprio per iniziare tutto il percorso che mi ha portato qui fino ad oggi. Il mio primo appunto concorso l'ho fatto a Milano, in Lombardia. È stata veramente veramente dura, perché non era la prima volta, ero in mezzo a ragazze stra esperte, anche ragazze che facevano proprio modelle di professione, quindi persone che hanno un peso molto diverso da quello che magari abbiamo qui, anche perché lì sono molto più critici, molto più seri. E è stato bello perché comunque in tutto non ho mai trovato neanche, appunto non là è diverso tutto il canone e tutto, però lì sono stata veramente colpita di vedere che tutte, non ce n'è stata una che non mi avesse aiutato, anche perché ero piccolina, avevo 16 anni, fatti da pochissimo neanche, avevo forse 15 anni all'epoca, avevo i capelli bianchi, quindi ero già una persona molto eccentrica, appariscente diversa dalle altre. E lì erano tutte veramente dei soldatini magrissime, super fisicate, tutte strapreparate. Io ero là per la prima volta, avevo questo paio di tacchi col tacco grosso, dei décolleté, che tra l'altro mi scivolavano in continuazione. Avevo appunto un vestito di ferrone argento e avevamo deciso di prendere io con la mia mamma questo costume qui. E sono andate io, lei e mia zia a fare questo concorso per la prima volta. E da lì è iniziato tutto, è stata una serata stupenda, c'erano le Miss e i Mister quella sera. È stata veramente una serata fantastica, perché da lì ho capito come avrei voluto intraprendere io il mio percorso, vedendo quelle ragazze che una per una mi hanno sempre aiutata e non mi hanno mai abbandonata durante tutta la serata. È stato veramente bello vedere proprio questo calore che c'era, e infatti questa è una cosa che mi è sembrata dentro e ho portato in tutti i concorsi che io ho voluto fare. E è stato bello perché così ho fatto un sacco di amicizie che tuttora mi porto con me a oggi, e poi ho conosciuto male un sacco di cose. Comunque mi hanno insegnato appunto a prendere il concorso in maniera gentile, in maniera non strafottente, e soprattutto mi hanno dato tantissimi insegnamenti anche sul come reagire quando prendevi una fascia e tutto quanto. Quindi io non sono mai stata una che se la tirava o si pompava per una fascia, perché loro proprio mi hanno insegnato tutto. Io con queste ragazze sono rimasta veramente a contatto per tantissimo tempo, poi col Covid ci siamo un po' perse, però veramente io le devo ringraziare, le ringrazierò tuttora, perché la mia prima esperienza di un concorso magari per molti è traumatica, la mia è stata meravigliosa. Quindi io vi voglio lasciare con questo, e questo, dato che non avevo la possibilità di farvi vedere il vestito perché è sepolto da un trasloco, questo è il ricordo del mio primo concorso e mi ha portato veramente bene, perché grazie a lui oggi sono qui. Quindi un bacio, e se volete che ve lo racconto più nel dettaglio ditemelo, che magari ve lo racconto proprio in maniera specifica tutto quanto, magari vi tiro fuori anche delle foto, me lo dite e facciamo un video apposito. Un bacio amici di GDFerro Team, e prima di chiudere il video ricordate di lasciare un like e cliccare sulla campanellina. Un bacio e alla prossima! For you is so strong.